Buongiorno, oggi è martedì. Niente giretto coi pelosi questa mattina, cioè giretto coi pelosi l'ho fatto, ma non avevo il telefono per due motivi. Uno, perché ero in uno stato di rincoglionimento di un certo livello, quindi non avrei potuto mettere insieme due frasi di senso compiuto, e secondariamente che ogni tanto mi piace anche farmi le cazze mie, per cui prendermi il mio tempo senza doverlo condividere con i due pelosetti. Martedì, come ogni giorno, sto andando a Rovereto, e questa mattina sul pensatoio insieme al caffè avevo un po' di pensieri. Devo dire che ultimamente ho un po' di pensieri, perché i lavori stanno andando avanti e vedo anche la nostra partenza sempre più vicina, sperando che tutto vada bene e sperando che si possa andare in giro. Da una parte c'è un po' di paura, ne parlavo anche con Mel ieri, il fatto di, sembra quasi un ricordo lontano il fatto che vivevamo in furgone e viaggiavamo. La vita sedentaria è un po', non lo so, messo, non dico dei dubbi, ma un po' di paura su. Poi so benissimo che dopo una settimana di vita su Mork ritorniamo agli stessi ritmi, anche se questa volta può essere un po' diverso, perché comunque abbiamo rivoluzionato tutto, per cui dovremmo anche un attimo anche noi assestarci all'interno del mezzo, che è completamente diverso da prima. E la seconda cosa, ne parlo anche con Mel, è un po' quello che eventualmente succederà dopo la nostra partenza, soprattutto per la parte che condivido su questo social. Boh, ho un po' di dubbi e perplessità, ho un po' di questioni che, non lo so, sono un po' contrastato. Da una parte mi sa che ho una specie di salvavita, come quello di casa, che a un certo punto, quando arriva troppa tensione, clac, ti stacca tutto. E vediamo, non voglio che sia una roba drammatica, no, anzi una roba molto tranquilla, però è una roba che deciderò quando il tempo per decidere verrà. Adesso la cosa importante è andare avanti con i lavori, finire il mezzo e ricominciare a viaggiare. Questo è il focus, questo è il goal. E comunque riflettevo anche su un po' quello che stiamo vivendo, il nostro periodo, e c'è una bella serie TV che ti consiglio, la prima stagione di Black Mirror, che affronta questo neofuturismo neanche tanto lontano. Infatti guardi la storia e sembra quasi così assurda, poi in realtà ti rendi conto che sta già succedendo. Non è così assurda in maniera diversa, ma sta già succedendo. E pensavo nel mio immaginario, sempre sul pensatoio, pensa tra 10 anni magari agli youtuber affermati gli impianteranno un sistema nelle corde vocali per cui ogni minuto fanno una pubblicità, per cui magari immagini: ah, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, Gillette, la rasatura per il vero uomo. Allora, dicevo, benvenuti in questo video. Non è neanche così assurda la cosa. Vabbè, queste sono le cose che penso quando alla mattina faccio i miei bisognini. Sono una persona strana. Adesso mi sta andando in cancrena al braccio a tenere su sto telefono. Andiamo a Rovereto, che è meglio. Eccoci nel retro bottega della Free Road.
Vediamo dove sono arrivati i lavori. Penso che Gosch stia probabilmente finendo il mobile del piano cucina. Ieri abbiamo anche provato a appoggiare sull'asse di ulivo. Anche lì. No, ieri ho fatto tutte le aperture per i vari le zone di stivaggio. Ha fatto la fresatina, ha messo la finitura in gomma T. Ed è proprio questo quello che mi piace veramente dei ragazzi di Fabrizio, della cura nelle finiture e dei dettagli. E pensavo, nel mio girovagare, ho visto mezzi realizzati da altri allestitori. E devo dirti che le differenze, proprio su alcune cose, su due punti, sono abbastanza notevoli. La prima è proprio la cura nei dettagli, che è una cosa che io metto anche nel mio lavoro, per cui mi piace quando trovo dei professionisti che fanno lo stesso. Voglio fare un esempio, un'antina. Un conto è fare la modella IKEA, tac, fai tre tagli, hai fatto l'antina. Un conto è fare i bordi stondati, fare la fresatina, mettere il bordo in gomma. Insomma, spendi un'ora in più, però a livello anche estetico, perché comunque io lì dentro ci devo vivere tutta la giornata, è bello, insomma, è quel piccolo dettaglio, questo come anche altre cose che andremo a fare. La seconda cosa che ho notato quando ho visto dei mezzi di altri allestitori è che venivano fuori comunque un po' in serie, nel senso, alcuni lavorano, è un Ducato, bene, questo è l'allestimento, boom boom boom, uguale, cioè fatto così. Poi sì, puoi cambiare la cosa, spostare quello, però di base, perché, non lo so, forse perché velocizza il lavoro, perché non devono stare a pensare, ma questo vuole un allestimento che possa fare. Invece la cosa bella di Fabrizio, mio è un caso, diciamo, all'ennesima potenza di personalizzazione, ma anche sono io un caso umano, un caso strano nell'ambiente dei camperisti, non sono un camperista. Però c'è la voglia di soddisfare tutte le mie necessità da parte di Fabrizio, pure troppo, perché pure me da ascolto troppo e poi alla fine le cose succedono. Mentre negli altri ho visto questa, diciamo, omologazione, cioè allora Volkswagen è questo, Ducato è questo, in base alla tipologia dei mezzi, perché magari hanno già dei progetti già fatti, questa è la camperizzazione. E devo dire, anche questo punto fa veramente la differenza tra un mezzo e l'altro, il fatto di aver avuto la possibilità realmente di andare a scegliere, non dico la vite, ma quasi, e comunque di avere una persona che è riuscita, ascoltando i miei deliri, a personalizzare e a darmi quello di cui io ho veramente bisogno, non semplicemente un allestimento, sì, due mobiletti e una roba, ma veramente quello di cui ho bisogno. E ragioniamoci sopra. Va bene, andiamo a berci un cafferino. Come sono andati avanti i lavori? Molto bene. Il mobile della cucina è montato, è fissato, è stato finito. Chiaramente adesso andiamo a sistemare tutta quella che è la parte interna, per cui la tanica dell'acqua, i vari spazi. Ha finito anche un primo vano di servizio, che è questo. Poi ci sarà un pomellino. Questo è stato fatto in modo che qualsiasi cosa mi dovesse succedere al boiler, questo è con delle calamite e può essere tirato fuori. Un vano tecnico importante proprio per il fatto che non si sa mai cosa possa succedere, sia per delle eventuali riparazioni al boiler, oppure se un giorno dovessi cambiarlo, non devo stare a smontare tutto il mobilio, posso semplicemente tirarlo fuori da lì.
Successivamente qui metteremo il carico d'acqua, poi tutti i lavori che verranno fatti, i tubi per lo scarico, lo sfiato della tanica, gli scarichi eccetera eccetera. Qui probabilmente il carico, che è come nel mio vecchio Vesfaglia. Stiamo ancora valutando la possibilità di metterlo esternamente, ma la vedo difficile per il semplice fatto che la tanica è abbastanza sollevata, per cui non ci sarebbe la pendenza necessaria per farlo dall'esterno, perché arriverebbe praticamente appena sotto il finestrino, per cui eventualmente rimarrebbe qui come nel vecchio sistema Vesfaglia, dove avevo qui la mia tanica, tiravo su il manicotto della tanica e riempivo. Quindi questa potrebbe essere la soluzione. Stiamo ancora cercando di capire un attimo la soluzione migliore. Successivamente mi metterà anche qui, come ti dicevo, i bordini atti in gomma, in modo che venga come qua la cucina. Quindi queste sono tutte le parti di finiture che già stiamo portando avanti. Successivamente penso che anche questo spazio verrà utilizzato, sia questo della cabina armadio che della cucina, perché comunque rimangono un bel 20 cm. Qui avevo pensato di fare un portascarpe, per cui con delle taschette, in modo da mettere un paio, due paia, tre paia, quattro paia di scarpe, e volendo, anche perché non è che ne abbiamo, io ne ho due paia, per cui e un paio di ciabatte. E qui la stessa cosa, riuscire a sfruttare questo spazio, magari, che ne so, ci metto le cose per il barbecue piuttosto che l'accetta, piuttosto che magari i prodotti della cucina. Quindi andremo a sfruttare anche questa profondità. Di solito si fa nei D4, ci sono appunto delle taschette in tela che possono essere messe per stivare qualche cosa piccolina. Ogni centimetro ha il suo valore in questo mezzo. La giornata oggi, diciamo la mezza giornata oggi qui alla Free Road, non è stata di quelle super proficue per quanto riguarda il lavoro al mio mezzo, perché Gosh sta lavorando sul mezzo di Alessandro, che tra l'altro segue il mio canale, che ho appena conosciuto. Abbiamo mangiato insieme qua ospiti da Fabrizio, e sta installando un planer sul suo Ducato. Quindi Gosh oggi terminerà e andrà avanti con quella installazione. Forse Mattia nel pomeriggio viene un attimo a finire un pochino la parte del mobile e della cucina, per cui non è che tutti i giorni possono stare sul mio mezzo. Come vedi, c'è un T4, c'è un Trafic, un Ducato, un altro Ducato, insomma diciamo che siamo abbastanza full in questo momento, quindi vediamo domani che si può fare. Intanto domani mattina devo recuperare e vendere, verrà su qua Teo, e a cui ho venduto il mio allestimento Vesfaglia completo di tanica, cucina, mobile eccetera eccetera, e anche il mitico tetta soffietto. Quindi domani mattina farò un po' di trasloco, benissimo, così comincio a dar via e smaltire un po' di tutti quelli che sono gli avanzi del mio caro e dolce Vesfaglia. Penso poi che già questa settimana vedremo di fare una dima in cartone per capire come andare a mettere il piano in legno d'olivo. Come vedi, da una parte è dritto, mentre da una parte l'ho lasciato, da qua lo vedi meglio, l'ho lasciato grezzo, per cui segue quelle che sono le venature naturali del legno. Infatti, adesso dobbiamo capire, perché chiaramente mi piacerebbe farlo sporgere leggermente. Il problema è che magari da una parte sporge di mezzo centimetro, da un'altra sporge di 4.
per cui bisogna valutare bene un attimo questa soluzione, ma è ancora tutto da decidere, anche perché è tutta una questione di incastri giusti. A me piacerebbe tenere quell'elemento non solo a livello cromatico, diverso dal resto dell'allestimento, per cui quel legno vivo su una base di formica monocromatica, ma anche un elemento più naturale in mezzo invece a una struttura che invece è molto precisa e lineare. Insomma, questa è la mia idea. Bisogna appunto fare la dima in cartone, metterla sul mobile e vedere un attimo qual è la soluzione migliore, se tagliare dritto o se tenere quella parte di legno appunto più viva che comunque segue le venature naturali dell'ulivo. Poi ci sarà un'altra ideuzza, ma ancora non te ne parlo, troppo presto. Eccoci qua nel retro bottega, stiamo andando alla fermata della Corriera qui a Rovereto. Rientro a casetta, che anche oggi devo lavorare, ormai è così, la mattina free road, pranzo e poi il pomeriggio di nuovo a casa a lavorare davanti al computer su del video con delle animazioni, e si va avanti perché serve il cash qua per andare avanti la baracca, no? Quindi si torna a casetta, molto contento oggi di i ragazzi non stavano lavorando sul mio mezzo, ma comunque questa settimana sicuramente chiuderemo la cucina con anche il piano cucina e l'ulivo, che è veramente di una bellezza, che poi tratterò con vernice d'acqua. Insomma, verrà veramente un bel lavoro con tutti gli incassi dei fuochi del lavandino, e dopodiché si parte con l'impianto elettrico. 150 amp di Liontron e tutto quello che mi serve per la sostenibilità, e quindi l'essere al 99%, se non al 100%, indipendente, che è questo il mio scopo finale. Va bene, ci vediamo domani. Ciao bello.